servi del vinco madre, non lo temperare, che se lo viene forte la testa fa scaldare. Urbi del vinco madre. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio pubblicato da pochissimo da Delta 3 Edizioni, dal titolo Il Ducato Longobardo di Benevento, dall'Origo Gentis alla Divizio Ducatis, di Alessio Fragnito e Vincenzo Antonio Grella. Spero di aver detto giusti i nomi, stasera sono poco sveglio. Comunque, come mia abitudine, non perdo altro tempo e lascio subito la parola ad Alessio perché ci parli di questo bel volume. Prego Alessio, a te. Sì, allora, il libro, diciamo che è un tentativo di costruire una narrazione organica della storia del Ducato Longobardo di Benevento, partendo dalle origini mitiche dei Longobardi, quindi appunto dal testo conosciuto come Origo Gentis Langobardorum, fino ad arrivare a quella che fu la divisione politica del Ducato di Benevento, che viene sancita appunto da questo testo che è conosciuto in diverse forme. Diciamo che il titolo originale sarebbe è un capitolare, cioè quindi concessione sive capitulare, in pratica Divisio Principatus Beneventani. Noi abbiamo voluto mettere la dicitura Divisio Ducatis per ricordare appunto che si tratta della stessa organizzazione politica, cioè della stessa entità politica. Quando noi parliamo del Ducato o Principato di Benevento, ci facciamo riferimento a una stessa entità politica, che poi invece si trasforma in seguito appunto a questa divisione politica sancita nell'849, che farà nascere i diversi principati longobardi del meridione, quindi originariamente Benevento e Salerno, e poi successivamente ci sarà la divisione del Principato acqua dal Principato di Salerno. Ma questa è tutta un'altra storia che noi poi, diciamo, riserviamo di poter raccontare successivamente, per cui noi ci concentriamo appunto su quel periodo che va dall'origine dei Longobardi alla loro in Italia, alla nascita del Ducato, fino appunto alla divisione politica che sancì la fine appunto della storia del Ducato, e comincerà un'altra storia fatta soprattutto di conflitti tra i Longobardi meridionali, mentre invece la storia del Ducato Longobardo è una storia di unità, cioè il Ducato Longobardo di Benevento è sempre stato unito politicamente, anche contro Carlo Magno, o anche spesso e volentieri contro lo stesso re di Pavia, ma questa unità finisce appunto nell'849, e lì noi mettiamo fine alla storia del Ducato, perché appunto finendo l'unità abbiamo deciso di finire anche questa, di raccontare la propria storia, la sua storia. Questo libro è, diciamo, anche la novità, la particolarità di questo libro è che ci sono trascritte numerosissime fonti, fonti latine, che vengono tradotte in italiano. Spesso e volentieri queste fonti noi le troviamo ovviamente nella lingua latina originale. Invece noi, siccome vogliamo fare un'opera di divulgazione, abbiamo deciso di tradurre questi testi e di riportarli in italiano, insomma, senza appunto la versione latina originale. Questo perché pensiamo che molta gente oggi, insomma, abbia difficoltà a leggere i libri in cui ci siano le fonti latine, perché il latino diventa sempre più ostico, diciamo, per tutti i lettori, anche è una sorta di ostacolo, no? Quindi noi, diciamo, che raccontiamo questa storia partendo dalle fonti, no? Per cui queste fonti sono in latino, però per rendere fruibili a grosso pubblico abbiamo deciso appunto di tradurle, e per cui abbiamo per la prima volta, diciamo, alcuni testi presentati in italiano, testi che sono presenti soltanto, diciamo, in testi molto antichi, come, che so, Camillus Peregrinus o Antonio Ducco Muratori, oppure, che so, le antichità italiane, i saggi del Capasso, quindi parliamo di secoli addietro. L'ultima pubblicazione di alcuni di questi documenti che noi citiamo è fatta da Jean-Marie Martin, è sempre comunque in latino.
Quindi noi diciamo, prendiamo in esame appunto tutte quante queste fonti che hanno raccontato la storia del Ducato e collegandole tra di loro cerchiamo di ricostruire un poco passo dopo passo quella che è la storia politica del Ducato di Benevento, cercando di dare una visione organica, perché spesso e volentieri il Ducato viene, come dire, tramandata, diciamo così, a spezzoni. Cioè, nel senso che tanti libri che sono stati fatti prendono in analisi un aspetto o un periodo di tempo particolare, o un buca, o una, che so, la parte artistica o la parte, che so, architettonica, diciamo, della storia dei Longobardi di Benevento, ma tralasciano una visione generale d'insieme, che è la cosa che noi abbiamo cercato di fare. Per cui, leggendo il libro, appunto, si può seguire questa narrazione, fatta in maniera molto semplice. Noi diciamo, abbiamo cercato di limitare quanto più possibile l'uso di termini specialistici, diciamo così, per cercare di rendere la fruizione più accessibile a quanta più gente possibile. Noi diciamo, cerchiamo di scendere nell'agone della comunicazione moderna e attuale, per cui abbiamo impostato il libro in una maniera abbastanza discorsiva, in modo che il lettore si possa sentire coinvolto e possa partecipare anche emotivamente, diciamo, alla storia appunto dei Longobardi di Benevento. Sì. Beh, intanto cominciamo col dire che voi non siete soltanto gli scrittori, gli autori di questo libro, ma rappresentate anche una realtà rievocativa molto importante che si occupa per l'appunto di Longobardi. Voi, tu adesso sei il presidente di Benevento Longobarda, no? Che è uno tra i gruppi migliori che noi possiamo avere nel panorama italiano in generale. E poi lì, vabbè, mi piacerebbe capire se esistono rapporti con le altre realtà rievocative del nord, no? Dove anche lì ci sono gruppi molto interessanti e molto attivi. E poi leggevo le note di copertina. Il vostro intento è quello di restituire un'immagine dei Longobardi che esca un po' dai luoghi comuni che li vogliono un popolo di barbari che non è stato in grado di civilizzarsi, diciamo, tra virgolette, no? Ecco, questa è una delle cose che appunto mi ha colpito di più nelle note di copertina. Non so, ditemi voi. Vabbè, allora io magari dico quella della relazione con gli altri gruppi e poi Vincenzo spiega questo fatto, questa ritrosia dei Longobardi alla civilizzazione, così come veniva diciamo, presentata soprattutto dai Romani. No, noi come gruppo di rievocazione storica, Benevento Longobarda, collabora con tutti che fanno rievocazione storica Longobarda in Italia, ma non solo, anche che fanno diciamo, lo stesso periodo, cioè nel senso il tardo antico e l'alto medioevo. Collaboriamo quindi soprattutto con il Forte Braccio Peregrense, delle Marche, con Gens Langobardorum di Salerno. Recentemente abbiamo rafforzato la collaborazione con i gruppi del nord, in particolare con gli Invicti Lupi. Siamo ospiti della loro manifestazione Romans Langobardorum. Abbiamo collaborato anche negli anni scorsi con la Fara di Cividale, insomma, che opera grosso modo a Cividale, con gli Asciautari, e collaboriamo con i Numerus Quintanum e i Numerus Italorum, che sono gruppi che fanno i bizantini, i nostri nemici, diciamo, per eccellenza. E quindi, come dire, noi sappiamo che la cosa che può rafforzare la rievocazione storica è proprio la collaborazione tra gruppi. È una cosa che, come dire, deve essere ancora di più, come dire, stimolata e portata avanti, perché solamente con la collaborazione tra gruppi la rievocazione storica può migliorare. Quindi, chi fa questo periodo storico tende in massima a collaborare un po' di più, ascoltando altri diciamo, colleghi che fanno altri periodi storici, ci dicono che in altri periodi storici, cioè tra gruppi che fanno altri periodi storici, spesso non c'è questa collaborazione, spesso si crea di antipatia, che so, di conflittualità, di questione. E noi invece pensiamo che sia importante e fondamentale collaborare perché ogni gruppo storico eccelle
determinato aspetto, per cui contaminarsi, migliorarsi, insomma, serve appunto a far sì che il livello qualitativo della revocazione si possa alzare e quindi far sì che tutti quanti, tutto il movimento, diciamo, revocativo ne possa giovare, perché questa cosa fa bene appunto a tutti, e quindi poi quando si andrà a presentare la propria associazione, la propria attività, ovviamente, diciamo, se si è qualitativamente più forti, si riesce a ottenere un risultato migliore, per cui ben venga la collaborazione con tutti quanti gli altri gruppi, e noi siamo orgogliosi e felici di poter collaborare con tutti quanti i gruppi di rievocazione, non solo Longobarda, ma di tutto il periodo, diciamo, tardo antico e alto medievale. Allora, io mi aggancio al discorso che stava facendo Alessio, perché appunto lo scopo con cui abbiamo messo insieme il lavoro del volume era proprio quello di ripresentare la storia dei Longobardi del Sud Italia e quindi del Ducato, poi Principato Longobardo di Benevento, con una narrazione che facesse parlare i protagonisti di questa storia, quindi i Longobardi e il Benevento. Il problema principale quando si parla di popolazioni di stirpe germanica e quindi di barbari è che si crea in qualche modo una narrazione che tende da un lato all'elemento mitico favolistico e dall'altro invece a un elemento di dispregiativo, proprio perché il termine barbaro, noi sappiamo bene che all'interno della narrazione, soprattutto quella della storia antica e medievale, ha un tratto considerato negativo, soprattutto perché il barbaro, come diceva Buon Foucault, è un elemento che in qualche modo viene considerato in antitesi con la civilizzazione, e per questo tutto quello che riguarda la storia dei barbari è passato in qualche modo in secondo piano, oppure è stato completamente travisato, creando poi degli stereotipi. Nel caso dei Longobardi, noi spesso assistiamo a una duplice narrazione, nel senso, da un lato ci sono i Longobardi di Pavia, che hanno una fase barbarica, dopodiché si civilizzano. Finita Pavia, finisce la storia dei Longobardi. Questa è una cosa che dicono diversi storici, non considerando il Sud Italia se non come un'appendice del dominio longobardo, ma invece, come noi dimostriamo tramite le fonti del nostro volume, il Ducato di Benevento non solo non è stata un'appendice del dominio, ma è stato un elemento in cui la cultura longobarda non solo è sopravvissuta per oltre 5 secoli, perché è vero che noi ci fermiamo con la divisa Ducati, ma la storia dei Longobardi nel Sud Italia dura fino alla seconda metà dell'undicesimo secolo, cioè quando i Normanni ormai consolidano le loro conquiste e estromettono i Longobardi dal controllo della vita politica. E sono 5 secoli in più, quindi 3 secoli in più rispetto alla caduta di Pavia, in cui la storia, quindi, delle genti longobarde continua, si evolve e si trasforma. Ed esattamente questa è la chiave di lettura che noi abbiamo proposto. Cioè, quando noi parliamo di una cultura barbara, non stiamo parlando di qualcosa che è considerato inferiore, ma come qualcosa che invece ha un'identità talmente fluida, plastica, da riuscire a riformulare e organizzare se stessa in base a quelle che sono le condizioni che si trovano a vivere. I Longobardi in Italia non è che arrivano e si impadroniscono del potere. I Longobardi arrivano e occupano uno spazio politico e sociale che era stato già devastato non dai barbari, ma dalle guerre di riconquista dell'Impero Romano d'Oriente. Tanto è vero che noi abbiamo puntato molto sul capitolo della guerra greco-gotica, che anche sui libri di storia è un capitolo che passa molto in sordina, invece è un elemento centrale della storia della penisola, poiché rispetto a quello che era l'ordine che il regno degli Ostrogoti è riuscito a dare sulla penisola, l'opera di riconquista dei Romani d'Oriente porta invece a una totale balcanizzazione di quei territori, come porta a una balcanizzazione e a un conflitto perenne tra le popolazioni di stirpe germanica come i Longobardi dei territori della Pannonia. Quando i Longobardi si trovano a scendere nella penisola italica, e nel sud Italia noi abbiamo già
una presenza militare di popolazioni di stirpe germanica, tra cui i Longobardi sono l'elemento più importante, tra cui appunto quello che sarà poi il fondatore del Ducato di Benevento, cioè Zottone, che risulta essere un comandante di queste milizie germaniche a soldo dell'Impero Romano d'Oriente. Loro di fatto occupano quello spazio politico che ormai i Romani d'Oriente o avevano abbandonato o avevano ridotto praticamente in fin di vita. Dopodiché, con fasi alterne, loro ricostruiscono un ordine nuovo che viene considerato barbaro semplicemente perché non vuole obbedire a quelle che erano le condizioni precedenti del Regno Romano. Ma questo non significa che loro fossero incivili, anzi, il diritto longobardo è qualcosa che si articola nel corso del tempo e che tiene conto di quelle che sono tutte le evoluzioni sociali che il mondo longobardo sviluppa nel corso del tempo, e in particolare il Ducato di Benevento. Questo è molto importante perché mentre a nord la presenza di numerosi duchi che erano presenti nelle città porta a una situazione conflittuale interna stretta dell'aristocrazia longobarda, nel sud Italia, con la presenza di un solo ducato, quindi di Benevento, noi riusciamo a renderci conto di come la società beneventana poi si evolve espandendosi, riuscendo a erodere sempre di più il potere dei Romani d'Oriente e a costruire quello che è un'organizzazione politica non soltanto nuova rispetto a quello che è il Sud Italia, ma abbastanza forte da poter tenere la propria autonomia anche a discapito di quello che era il Regno di Pavia, fondamentalmente. Questo perché appunto Benevento non è il ducato periferico ai confini del mondo, è un centro di potere retto dalla gens longobarda, che riesce a sviluppare non solo la propria autonomia, ma anche la propria storia politica e sociale. E questo è dimostrato proprio quando, dopo la caduta di Pavia, Benevento riesce a sopravvivere e a riorganizzarsi, a dare una struttura nuova a quella che è la propria organizzazione. Certo, con tutte le contraddizioni proprie di quello che sta il Ducato e il Principato di Benevento, che in alcuni casi sono delle contraddizioni proprie del modus operandi delle stirpi germaniche, come per esempio la tendenza all'autonomia, il riconoscimento di un'identità ducale o principesca che però avesse una propria riconoscibilità solo all'interno dell'aristocrazia, quindi già un sistema ereditario monarchico a Benevento si instaura molto difficilmente. Però noi dobbiamo riconoscere che questo forte capacità di evolversi, di trasformarsi, poi non solo ha permesso alla civiltà longobarda di sopravvivere e di riadattarsi, ma anche di far fronte comune a quello che, per esempio, poteva essere un elemento più schiacciante e più forte come quella dei Franchi, e successivamente anche contro i tentativi del mondo islamico tramite l'Emirato Aghlabita di Sicilia di conquistare il sud Italia. Questo perché attorno a Benevento non si costruisce solo un potere politico-militare, ma un vero e proprio mondo culturale che si autoriconosce all'interno di quella che è non solo l'aristocrazia longobarda, ma proprio il Principato di Benevento come identità culturale e territoriale. Sei stato estremamente chiaro. Questo rappresenta un unicum, no? Perché sì, è longobardo, ma ha una sua peculiarità, una sua diversità rispetto a quello che era stato fino a quel momento il regno longobardo del nord, chiamiamolo così, che poi in realtà arrivava anche in parte fino al centro Italia. E che sviluppa anche forme di autonomia politica, di autonomia culturale, no? Quindi confermando che i Longobardi sono un tassello imprescindibile della storia del nostro paese. Sono rimasti nella cultura, nella lingua.
in alcune tradizioni, sono ancora dopo la fine anche del Ducato di Benevento c'era ancora gente che si dichiarava di legge longobarda, no? C'è nelle fonti, si trovano, no? In tante situazioni. Quindi dimmi, Alessio. No, pienamente d'accordo con questo che stai dicendo. Sì. Volevo semplicemente accennavo che tutto confermo, insomma. Prego, continua, continua. No, Vincenzo voleva dire, ma aveva tolto il volume. No, volevo aggiungere solo un elemento critico sempre alla storia delle popolazioni e dei barbari, perché per esempio i Longobardi sono un tassello importante della storia politico-sociale, non solo dell'Italia, ma del Sud Italia, però hanno subito una narrazione antagonista, cioè, per tutta una serie di elementi storici, storiografici, soprattutto quelli risorgimentali. Da Manzoni che accusava in qualche modo i Longobardi di essere i responsabili della mancata unità d'Italia, e dall'altro in qualche modo hanno subito tutta una serie di elementi di narrazione circostanziale, per cui da un lato non si poteva dire che erano barbari, dall'altro bisognava fare qualcosa per dimostrare che non fossero abbastanza barbari. Quindi sui Longobardi si crea sempre questa psicopatia per cui non si riesce in qualche modo a parlarne in una maniera onesta, quello che invece abbiamo voluto fare noi. Per esempio, chi non subisce questo elemento sono i vichinghi. I vichinghi sono balzati agli onori della cronaca per tutta una serie di merchandising, per tutta una serie di elementi. Non che la storia del mondo vichingo non sia importante, però hanno accumulato così tanta fama da essere diventato quasi, diciamo così, gli unici a poter rappresentare un mondo barbarico in quello che, come dicevo prima, è un elemento fabulistico. Ma di fatto poi di vichinghi, quando parliamo, non stiamo parlando di barbari, ma di professionisti di un determinato ambito lavorativo, cioè dei razziatori, che poi effettivamente hanno portato alla ribalta quello che era il mondo scandinavo. Mentre nel caso del Sud Italia, in cui i Longobardi, soprattutto nel periodo del Principato, hanno costruito un elemento culturale talmente solido che ha gettato le basi future di quello, perché poi, per esempio, i Normanni, quando hanno conquistato il Sud Italia, si sono innestati su quello che i Longobardi avevano lasciato. Questo significa che precedentemente c'era una struttura culturale in grado poi di reggere in qualche modo un dominio. E faccio questa piccola postilla, poi giuro sto zitto. Quando nel periodo di dominio longobardo c'è stata la sanguinosa faida civile tra la famiglia dei Drengo e gli Altavilla per chi dovesse dominare il sud Italia, la potenza baronale che ha guidato la coalizione feudale dei Drengo non sarebbe potuta esistere se precedentemente non ci sarebbe stato già un elemento di autonomia territoriale e regionale che era stata quella dei Longobardi, che la stessa autonomia culturale che poi ha sconfitto a più riprese l'emirato siciliano aggrappita. E di queste cose storicamente non se ne parla. Cioè, noi abbiamo questa difficoltà, soprattutto nel sud Italia, a parlare della nostra storia in maniera onesta e purtroppo ci perdiamo dietro a quelli che sono quello che è il mainstream. Che la verità è che i vichinghi sono diventati mainstream, i longobardi no. Forse è stato un bene, però dall'altro questo fa perdere la memoria storica dei territori che poi finiscono per dimenticarla. Ed è quello che come Benevento Longobarda noi ci poniamo di fare, cioè non perdere quella che è la memoria storica del nostro territorio. Scusate, sono giusto zitto adesso. No, ma sono perfettamente d'accordo con Vincenzo su tutto questo, al punto che io dico che bisogna acquistare questo libro proprio per entrare nelle vicende in maniera corretta, diciamo così, mi sembra il termine più adeguato, no? E quindi ricordo il titolo in modo che possiate correre in libreria, sperando che sia ben distribuito. Che è il Ducato Longobardo di Benevento.
Dall'Origo Gentis alla Divisio Ducatis, pubblicato da Delta 3 Edizioni da pochissimo, e scritto da Alessio Fragnito e da Vincenzo Antonio Grella, che sono stati i nostri graditissimi ospiti, e ai quali che vanno tutti i ringraziamenti di Italia Medievale per aver accettato di farne questa videopresentazione. Grazie a tutti e due. Grazie a te e grazie soprattutto per il lavoro di divulgazione che fai con l'Italia Medievale. Quindi, insomma, siamo noi che dobbiamo ringraziare te perché chiaramente, insomma, la tua è una realtà che, come dire, copre un settore molto importante che è quello della divulgazione storica. Mi unisco ai ringraziamenti. Turbi del Vincomadre.